Debito pubblico. Come si crea? A che cosa serve? Come si estingue? Metti il caso di una nazione a sovranità monetaria come era l'Italia ai tempi della lira, prima della separazione tra Tesoro e Banca d'Italia. A quell'epoca in Italia, quando lo Stato aveva un'idea da realizzare come un'opera pubblica, diciamo ad esempio un ponte, indiceva una gara d'appalto e assegnava l'incarico di realizzare questa opera a una ditta privata o a una cordata di imprese. La ditta appaltatrice che vinceva la gara si approvvigionava di tutto il necessario e chiamava i fornitori e tutta la gente necessaria alla realizzazione dell'opera, tra cui, ad esempio, mezzi di movimentazione, attrezzature, suppellettili, ruspe, geometri, materiali inerti, impalcature, mattoni e latrizi, camionisti, gru, muratori, materie prime, impiegati, Ora, dovendo predisporre il pagamento per l'opera, lo Stato stampa moneta dal nulla. Esattamente come oggi fanno sia le banche centrali che, in pratica, le banche commerciali. Ma nel fare questo, lo Stato deve mettere a bilancio un passivo. Supponiamo che la costruzione del ponte costi 1.000 miliardi di lire. Lo Stato si indebita per 1.000 miliardi, ma è solo una voce di bilancio. Ora viene la consegna dell'opera da parte del privato allo Stato. Ed eccoci al pagamento, ovvero al momento in cui lo Stato trasferisce il denaro al settore privato, il fornitore. Il passo successivo è l'uscita dal cappello del costruttore verso tutti i suoi dipendenti e i fornitori, che a loro volta pagheranno i loro dipendenti e fornitori, eccetera, eccetera. Ed ecco spiegato un esempio di come il debito dello Stato con moneta sovrana non è che la creazione di ricchezza per i suoi cittadini. Lo Stato, attraverso la spesa della sua moneta, che è ricchezza finanziaria, può contribuire a far circolare maggiormente e in maniera più efficiente le risorse reali e distribuire in maniera più equa il lavoro. Inoltre, con la spesa pubblica, esso scambia ricchezza finanziaria, moneta, per ricchezza reale proveniente dal settore privato, beni e servizi ritenuti di pubblica utilità, e può contribuire a redistribuire quelle risorse secondo una funzione sociale. Gli interessi sull'emissione di BOT e BTP, attraverso cui lo Stato stampava moneta, venivano stabiliti dal governo tramite il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, consentendo il controllo sul debito pubblico. Ok, con la lira era così, ma con l'euro invece com'è? Con l'euro purtroppo non è più così. Infatti l'euro è a tutti gli effetti una moneta straniera per gli stati membri, in quanto viene emessa dalla BCE e non più dalle banche centrali dei vari stati. La BCE non presta i soldi agli stati, ma alle banche che dovrebbero prestarli alle famiglie e alle imprese, ovvero riversarli nell'economia reale. Invece, per fare maggiori profitti, li prestano agli stati attraverso l'acquisto dei titoli di Stato, che fanno aumentare il debito perché alla scadenza questi titoli dovranno essere rimborsati con gli interessi. Oggi gli interessi non vengono più decisi dagli stati, ma dal mercato sulla base di rating e spread stabiliti da agenzie interessate a trarne profitto, colluse con i creditori e con i controllori e spesso presenti nei governi. Dal 1982 lo Stato ha perso il controllo sul debito pubblico e oggi ci obbliga a fare tagli e sacrifici per rientrare nei conti. Il prestito ora è gravato dagli interessi e già questo equivale ad aumentare il costo del ponte di un tot percentuale. Presumiamo il 5%. Ma stavolta lo Stato si è indebitato con un altro soggetto e questo debito non è una semplice voce di bilancio, ma un debito effettivo che lo Stato scarica sui cittadini. Saranno loro, infatti, a dover restituire il debito più gli interessi con denaro prelevato dalle proprie tasche.
perché con l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, lo Stato non può spendere più di quanto non tassi, quindi deve prelevare in tasse e costi di servizi più di quello che versa ai cittadini. Ma dovendo prelevare anche gli interessi, di fatto lo Stato sottrae liquidità dall'economia reale e la trasferisce ai mercati e alle banche, che sono i creditori dello Stato, ovvero alla finanza, lasciando i cittadini in mutande, oppure a raschiare il barile dei risparmi di una vita di lavoro. E tu dove andrai a prendere i soldi per pagare il debito e gli interessi mascherato da prelievo fiscale? Quando avranno prosciugato i tuoi risparmi, il debito verrà ripianato dalla svendita dei servizi pubblici come le strade, l'acqua, gli ospedali, la sanità, le scuole, eccetera, eccetera. Perché la BCE, che è una banca privata, stampa miliardi di euro dal nulla senza aver bisogno di imporre tasse e lo Stato non può? L'Italia è costretta a prendere i soldi in prestito dai mercati e dalle banche, quindi, e non più a stamparli da sola. L'aumento del debito pubblico non è più verso se stesso, ma verso i mercati e i privati, che oggi ci costringono a restare entro parametri decisi da loro e che ci impediscono di creare ricchezza per la gente. Il debito, per definizione, non può estinguersi. Meglio che i debiti dello Stato siano verso se stesso. Uscire dall'euro e tornare alla lira. Si può. E conviene.